Siamo qui al congresso FIA di Rimini con Fernanda Gellona, direttore generale di Assobiomedica, che ha presentato in occasione di questo congresso una serie di proposte in collaborazione con l'ANIFA, l'Associazione Nazionale di Importatori e Fabbricanti di Audioprotesi. Dottoressa Gellona, quali sono i punti principali che avete deciso di sottolineare? Noi come Assobiomedica rappresentiamo i produttori e i distributori di apparecchi acustici. E quindi rappresentiamo un mondo in cui la tecnologia è la soluzione, è il mezzo per trovare soluzioni sempre più appropriate ai bisogni dei pazienti. Quindi questo è il primo punto che abbiamo voluto sottolineare con questo nostro documento. È un settore tecnologico in cui la ricerca e lo sviluppo permettono ogni anno delle innovazioni che aiutano sempre meglio e sempre di più le persone che hanno bisogno e hanno delle carenze acustiche. Naturalmente noi chiediamo che lo Stato possa erogare questi prodotti nel rispetto dei bisogni dei pazienti e nel rispetto del mondo industriale, che rappresenta comunque una potenzialità anche dal punto di vista economico. Quindi nella nostra proposta c'è il sistema di tariffazione nazionale che tenga conto della professionalità dell'audioprotesista, senza il quale i nostri prodotti non andrebbero correttamente al paziente che davvero ha bisogno di quel tipo di tecnologia. E poi chiediamo una cosa che come Confindustria chiediamo da tanto tempo: lo snellimento delle procedure burocratiche. Il nostro paese affoga nella burocrazia, quando parliamo di salute questo è ancora più grave. Ecco, con lei c'è Mirella Bistocchi, che è presidente appunto dell'ANIFA, e quindi insieme ad Assobiomedica anche l'ANIFA collabora direttamente, insomma, per queste richieste. Assolutamente, noi siamo confluiti in Assobiomedica e devo essere sincera, è stato un momento di grande interazione ma anche di grande evoluzione. Devo aggiungere altri due punti a quello che ha detto Fernanda, e sono la valutazione ex post dell'efficacia dell'apparecchio acustico, che è fondamentale, perché in questo modo pensiamo appunto al paziente. A questo proposito ANIFA propone di utilizzare la griglia di classificazione della sordità pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Inoltre ha incluso in questi 5 punti anche un percorso speciale per quanto riguarda i minori di anni 18. Ecco, questa proposta adesso sarà sottoposta anche al Ministero o è già stato fatto? A che punto sono, diciamo, qual è l'iter adesso che seguirete? Noi l'abbiamo già presentata al Ministero nella speranza che possa venire condivisa. Il Ministero in realtà ci ha già ascoltato nei mesi scorsi, quando nell'atto della revisione dei LEA abbiamo proposto un nuovo elenco di prodotti disponibili, e devo dire che sostanzialmente, insomma, il Ministero ci ha dato abbastanza ascolto e quindi in qualche modo ha svecchiato l'elenco dei prodotti disponibili, però c'è ancora tanto da fare. Sì, dal punto di vista strettamente degli apparecchi acustici ha introdotto comunque anche degli elementi di innovazione, di tecnologia, sì, che prima non erano esistenti, sì. Quindi in parte qualche risposta si può già qualche risposta alla data, vedere. Di questo siamo sicuramente molto contenti e dobbiamo riconoscere al Ministero una disponibilità di ascolto e di comprensione. Speriamo che questa prosegua. Il lavoro è da fare ancora. Molte grazie, buon lavoro. Grazie.